Voglio salutare Salvatore Scalzo che ci ha raggiunti, che è il candidato, Scalzo, che è il candidato sindaco di Catanzaro e che chiuderà, giovanissimo candidato sindaco di Catanzaro, che poi chiuderà questa sessione con il suo intervento. La parola ora a Rosa D'Amelio, anzi perdonmi, scusatemi, ad Angela Maria Spagnolo, consigliere comunale di Lecce. C'è? Ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Io anche considero questa sessione, in questi due giorni di nostra discussione, molto importante, tant'è che quando mi hanno chiamato per dire se potevo invece invertire o dare la disponibilità su qualche altro intervento di altre sessioni, ho declinato. E dico questo perché oggi discutere di giovani e di donne non è semplicemente un esercizio di sociologia. Pone immediatamente questo una questione vitale per il nuovo Partito Democratico del Mezzogiorno. O quindi si assume la sfida del rinnovamento come tema centrale del suo agire politico, o rischia di smarrire la sua stessa ragione d'essere nella società meridionale. Ci troviamo ormai di fronte ad un bivio su cui non sono possibili più atteggiamenti dubbiosi o scelte rinviate. L'unificazione del Partito Democratico, delle aree che facevano parte appunto dei DS e della Margherita, è diventato alla fine un mosaico di tessere che, di fronte ai mutamenti della realtà meridionale, che appare ogni giorno che passa arretrato e spesso timidamente anche conservatore. Spesso finisce con il prevalere nel nostro partito l'idea che il suo compito è semplicemente quello di rappresentare pezzi di una società che ci piace pensare gelatinosa ed arretrata. Diciamo la verità, molte volte spesso le peggiori letture della società del Sud partono proprio da noi, dai nostri comportamenti e dalla nostra mancanza di coraggio. Quante volte ci siamo sentite ripetere che le nostre proposte innovative erano astrattamente buone, ma che il nostro elettorato non le avrebbe comprese? Quante volte i padroni delle tessere hanno chiosato con boriosa sufficienza le nostre idee come se fossero gli unici interpreti delle realtà comunali? Io credo che la progressiva marginalità del nostro partito, in realtà importanti che una volta governavamo, sia strettamente da collegare all'incapacità di favorire idee innovative, programmatiche, coraggiosi ricambi di gruppi dirigenti nelle rappresentanze istituzionali. Corriamo alla fine il rischio che sia il centrodestra, paradossalmente, a dare voce ad istanze di cambiamento che avanzano impetuose da tutte le realtà del Sud. Mi riferisco qui proprio al disegno di legge proposto pochi giorni fa dal ministro Carfagna per favorire la presenza di donne nei consigli comunali e nelle giunte e approvato nel Consiglio dei Ministri. Si tratta di 4 articoli che raccolgono quanto recentemente è stato già legiferato dalla Regione Campania sullo stesso tema durante la legislatura di Antonio Bassolino. Legge, come noto, che ha portato le consigliere regionali da 6 nel 2005 a 14 nel 2010. Mi riferisco in particolare non solo al fatto che viene ribadita con nettezza la disposizione più volte ignorata nel 1993, che vuole almeno il 33% delle liste alle elezioni sia rappresentato appunto da donne, pena l'inammissibilità delle stesse liste, ma introduce per legge la possibilità della doppia preferenza sulla scheda elettorale con l'obbligo, pena questa volta l'annullamento del voto, che una delle due fosse data ad una donna. Ricordiamo tutti che non molto tempo fa, prima della conclusione della legislatura regionale, circolarono proposte simili anche da noi, mi riferisco qui nella regione mia, nella Puglia, che erano mutuate dalla regione Campania. La storia però penosamente si concluse tra ammiccamenti bipartisan in modo che tutto restasse invariato. Una cultura arretrata che abbiamo visto ripetersi in tanti casi nella formazione della giunta delle nostre regioni.
In Puglia spesso le scelte a tutela della rappresentanza femminile sono state imposte o dalla politica dei tribunali amministrativi e molto spesso dall'ostinata battaglia delle consigliere di parità. Ora dobbiamo prendere atto che di fronte alla nostra pigrizia ad adeguare la rappresentanza istituzionale abbiamo un ministro del centrodestra che, ci piaccia o no, appare molto di più in sintonia col Paese. Tocca a noi, io credo, assumere ora e rilanciare in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti mozioni tipo che puntino ad un adeguamento degli statuti comunali nel senso di quanto previsto dal ministro Carfagna. Sarà il modo concreto per verificare sul campo la coerenza del centrodestra sulle iniziative della loro ministra, ma principalmente la volontà del nostro partito ad uscire da vecchie logiche di conservazione ed accettare finalmente la sfida del nuovo. Chiudo chiedendo attualissima la considerazione di un grande economista inglese degli anni 30. La novità del tempo non sta tanto nel credere nelle nuove idee, ma semmai nella capacità al richiamo di quelle vecchie. Grazie. Interviene adesso Rosa D'Amelio, consigliere regionale della Campania.